Amen, amen. Dulcis in fundo. Sappiamo che il Signore ha ancora tanto da dare questa sera, ha tanto da fortificare attraverso appunto la sua parola, il suo spirito. E sono certo che questa sera ci darà ancora cose buone, perché tutte le cose che vengono da Dio sono ottime. Bene, questa sera insieme a voi volevo analizzare un qualche cosa che ha colpito molto ultimamente il mio cuore, e scoprendo sempre la parola di Dio perché è qualcosa di meraviglioso, la sua parola è un tesoro meraviglioso da scoprire, che il grande maestro, che il nostro Spirito Santo ci rivela passo dopo passo con amore, con grazia e ci fa vedere tante di quelle sfaccettature che rispecchiano sempre di più quello che è il nostro meraviglioso Signore Gesù. È bello questo, poter scoprire attraverso tutta la scrittura che parla del nostro Signore, il suo carattere, il suo cuore, le sue intenzioni, la sua volontà, il suo messaggio, quello che lui ha già preparato, quello che lui vuole fare con te. Ed è questo che mi stupisce sempre ogni volta di più, perché mi fa vedere giorno dopo giorno che in ogni cosa, in ogni libro che noi troviamo attraverso la parola di Dio, che è spirito e vita, noi possiamo percepire la sua potenza, possiamo percepire la sua grazia, possiamo percepire il suo profondo amore. E questa sera voglio condividere un qualche cosa di molto importante che recentemente meditavo, lo Spirito Santo mi faceva vedere. Era molto, veramente importante e molto bello, perché spesse volte noi nella parola di Dio troviamo sempre una prima volta in cui noi vediamo menzionata una parola, oppure un certo evento, ma anche quella parola, quel certo evento lo troviamo come un'ultima volta. Gesù stesso, la parola ci dice che è l'inizio, è la fine, è l'alfa, è l'omega. Noi troviamo il primo Adamo, che è l'Adamo della creazione, l'Adamo che Dio ha creato, il primo uomo dove lui ha voluto gettare tutto il suo amore. Ma sappiamo che anche dal primo Adamo abbiamo l'ultimo Adamo, che è Cristo Gesù. Oppure anche troviamo delle prime volte dove nel Vecchio Testamento, ad esempio, in Esodo noi troviamo 3.000 uomini che a causa della mancanza di obbedienza della legge morirono, perirono. Ma noi vediamo qualche cosa di anche molto più importante, più bello nella grazia, nel libro degli Atti. 3.000 persone invece si salvarono, ricevettero lietamente la notizia, il Vangelo, furono battezzati e quel giorno, dice in Atti 2:41, si aggiunsero 3.000 persone. Vedete, c'è sempre un inizio e c'è sempre un qualche cosa che va a concludersi. C'è qualcosa di meraviglioso. Nel Vecchio Testamento noi vediamo il primo patto che Dio fece con Abramo, ma poi vediamo l'ultimo patto che Dio fece con il Signore Gesù e attraverso il quale noi oggi siamo in Cristo e abbiamo ricevuto quel patto unilaterale. Quindi noi troviamo sempre un inizio e una fine. Troviamo anche per la prima volta, ad esempio, nel giardino dell'Eden, i due angeli che stanno alla porta, all'entrata del giardino per evitare che entrasse nuovamente Adamo ed Eva. E poi li ritroviamo gli stessi angeli quando le donne vanno al sepolcro da Gesù, entrano dentro il sepolcro, entrano dentro la tomba vuota e cosa trovano? I due angeli. Vedete? Noi troviamo un inizio e una fine. È un qualcosa di importante che ci vuole fare comprendere che veramente c'è un qualcosa, un filo importante, un filo spirituale in cui la parola ci vuole mostrare qualcosa di molto veritiero. Un inizio e una fine. Sapete, mentre riflettevo sul discorso degli angeli che si trovavano nel libro dei Genesi, quindi davanti all'Eden, molto spesso si è pensato che Dio abbia messo questi due angeli per punizione, per cacciare via una volta e per sempre Adamo ed Eva a causa del loro peccato. Però la scrittura effettivamente non ci dice questo, ci dice qualcosa di molto più importante. Voglio leggere insieme a voi questo brano di Genesi 3, dal 21 al 24. Poi Dio, il Signore, disse: Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio, il Signore, mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. E
dal verso 24 cita: così egli scaccia l'uomo e posa a oriente del giardino i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Vedete, fa comprendere che non ha cacciato Adamo ed Eva per la loro condizione di peccato, ha cacciato Adamo ed Eva e ha messo quei due cherubini davanti alla porta dell'Eden perché? Perché loro, se avessero preso dell'albero della vita, non ci sarebbe potuta essere più redenzione per l'uomo, perché sarebbero stati dei peccatori immortali. Non ci sarebbe stata possibilità di riscatto. Ecco che ha messo questi due cherubini con la spada fiammeggiante. Perché mi voglio ricollegare ai cherubini? Perché anche questa parola spada è la prima volta che viene citata nella Bibbia, la parola spada. Ed è molto importante perché questa parola, come noi la troviamo, che a difesa di quello che è l'albero della vita, a custodire che l'albero della vita che non è nient'altro Cristo, perché Adamo ed Eva potevano nutrirsi costantemente, avevano soltanto il divieto di non mangiare di un albero, della conoscenza del bene e del male, ma di potersi cibare di ogni albero, era compreso l'albero della vita, loro potevano in qualsiasi momento, in qualsiasi istante nutrirsi dell'albero della vita, ma nel momento che loro peccarono, quindi c'è stata la separazione, ha dovuto custodire sia Adamo ed Eva dal far sì che fossero per sempre dei peccatori senza possibilità di riscatto. Quindi effettivamente noi non vediamo un Dio cattivo, un Dio che si arrabbia, un Dio che caccia via in maniera sgarbata la sua creazione, la sua creazione più amata, ma protegge affinché potesse mandare il suo figlio come riscatto per dare poi a noi la possibilità di stare eternamente nell'albero della vita che è Gesù Cristo. E come ripetevo prima, la prima volta che noi leggiamo la parola spada è proprio qua, quando i cherubini sono stati messi all'oriente del giardino dell'Eden. Però sapete, c'è anche un'ultima volta che viene citata la parola spada. Ed è quello che noi troviamo, voglio leggere insieme a voi perché questo è molto importante, è anche bello poterlo scoprire. È quello che scrive il profeta Zaccaria al capitolo 13, verso 7, e dice: destati, o spada, contro il mio pastore e contro l'uomo che è il mio compagno, dice l'Eterno degli eserciti. Colpisci il pastore, siano disperse le pecore, poi volgerò la mia mano contro i piccoli. Qua, quando Dio stava parlando attraverso la bocca del profeta, dice: destati o spada, stava parlando della stessa spada che noi troviamo nel giardino dell'Eden. E dice una cosa: vai contro il mio pastore, contro l'uomo che è il mio compagno. Quel pastore, quel compagno non è altro che il nostro Signore Gesù Cristo. Noi sappiamo benissimo che quando Gesù è stato colpito, i suoi seguaci si dispersero, ed è questo quello che è successo. Sapete che cosa è successo? Quella spada del giudizio di Dio era praticamente in sostanza conficcata nel petto di Gesù Cristo mentre era appeso alla croce. In quel momento Gesù divenne la custodia, il fodero di quella spada che era la spada dell'ira di Dio. E il giusto giudizio che spettava a noi è diventato invece il fodero di quella spada, che cosa? Il corpo di Gesù Cristo. Vedete, c'è una prima volta in cui viene menzionata questa spada. C'è una prima volta che noi vediamo questa spada addirittura agitata, fatta roteare più volte, per vibrare, dice appunto, da parte dei cherubini per custodire l'albero della vita. Ma in questo momento, in questo preciso momento in cui Gesù va nella croce, si carica di ogni nostro peccato, si carica di ogni nostro giudizio, si carica di ogni cosa, quella spada di giudizio, che cosa viene fatta? Viene conficcata nel corpo di Gesù, che Gesù stesso dice: Dio mio, perché mi ha abbandonato? In quel momento lui stesso si è fatto peccato del mondo e ha pagato l'ira di Dio. Sapete che in questo momento, e io credo che è qualcosa di veramente bellissimo quello che noi stiamo ascoltando, è farci vedere quanto Gesù veramente ci ama.
quanto ci ha amato da poter sostenere tutto questo. Lui ha fatto tutto questo affinché tutti i fuochi dell'ira di Dio fossero spenti nei nostri confronti. Questo ci fa comprendere, e io veramente lo dico con tanta certezza e fermezza, amico, amica, fratello, sorella, Dio non ce l'ha con te, Dio non è arrabbiato con te, perché l'ira che Dio aveva è stata totalmente conficcata nel corpo di Gesù Cristo, è diventato il fodero di quella spada. So che è un'immagine molto forte questa, però è la verità. Vedete, c'è stato un inizio, ma c'è stata anche una completezza di quello che è successo. Dio stesso ha avuto un progetto all'inizio, ma non si è arreso, non è finito nel momento in cui Adamo ha fallito il suo obiettivo. Dio stesso ha continuato attraverso l'opera di Cristo, l'opera di redenzione. Che cosa ha fatto allora Gesù? Gesù ha fatto questo e ha fatto in modo che lui potesse sorbire e assorbire in se stesso tutta l'ira di Dio. Sapete perché posso dire affermare con coraggio questo? Perché è la stessa cosa che l'Apostolo Paolo cita in Romani 8:1, che non c'è più nessuna condanna in chi è in Cristo Gesù. Questa è un qualcosa, è un messaggio del Vangelo, è una verità che oggi lo Spirito Santo ci vuole dare in questa sera, in questa già che sono le 9:20 e in cui noi ci accendiamo a andare alle nostre mense o alle nostre tavole per stare in famiglia. Ma Dio vuole lasciarti con questa notizia: Dio non è arrabbiato con te, la sua ira su di te è stata placata, la sua ira è stata spenta, perché quella spada che veniva volteggiata dai cherubini a protezione dell'albero della vita, wow, è caduta su Gesù, è caduta su Gesù. Ti fa comprendere esattamente quanto il tuo Signore ti ama. Ti fa comprendere esattamente quanto tu sei importante per Lui. Ti fa comprendere esattamente quanto tu vali. Tu vali tanto la vita di Gesù, che Lui ha assorbito ogni cosa affinché noi potessimo ricevere quell'opera di riconciliazione con Dio. Vedete, Dio ci ha dato una missione di riconciliare con se stesso Dio al mondo. Perché? Perché Dio non è più arrabbiato con te. Ma potresti dire, ma è possibile mai che il Signore non veda quello che io ho fatto? No, non lo vede, non lo può vedere. Sapete perché? Perché è stato sparso quel sangue, è stato sparso il sangue del Figlio, dell'Agnello di Dio, dove è stata caricata tutta l'ira, scesa su di Lui, è stato pagato il prezzo. Attraverso quel sangue Dio non vede più attraverso il nostro peccato adamico, quei nostri peccati presenti, passati e futuri, ma vede il sangue, la giustizia di Dio. Attenzione, questo non ci dà la forza e l'opportunità di sbagliare, assolutamente, perché se noi comprendiamo esattamente il sacrificio di Gesù, colui che è stato veramente il fodero di quella spada di fuoco, di quella spada che volteggiava a difesa del giardino dell'Eden, dove per custodire l'albero della vita, se noi veramente comprendiamo questi, credetemi, amati, che non potremmo mai in maniera apposta sbagliare nei suoi confronti. Sapete perché? Perché se comprendiamo esattamente quanto noi siamo stati amati, molto amiamo, molto amiamo. La parola Gesù stesso dice: chi molto è stato perdonato, molto ama. Ora posso dirti una cosa con certezza, attraverso questo messaggio, amico, amica che mi stai ascoltando. Dio ti ha perdonato non poco, non molto, ti ha perdonato tutto. E desidero che tu questa sera possa ascoltare questo messaggio, che possa scendere nelle profondità del tuo cuore, possa ricevere questa verità, che dia pace, pace, la pace di Dio. Non stare più a lottare col Signore, non pensare che Dio ce l'abbia con te, non pensare che Dio abbia un mirino puntato sulla tua vita per stare a vedere se stai sbagliando o meno, in base a quello che tu stai facendo, colpirti. No, no. Sapete perché posso dirvi questo? Perché Dio ha colpito il suo Figlio. Sapete, c'è una legge qua nel mondo che dice un uomo non può essere punito per lo stesso errore, per lo stesso reato. Quanto più Dio può punire qualcuno che è già stato punito al posto suo.
Non sarebbe corretto. Ebbene, questo è successo. Su quella croce Gesù si è caricato del nostro errore, di tutti i nostri errori, perché la parola ci parla che ha pagato dei peccati di tutto il mondo. Tu che mi stai ascoltando sei incluso, non sei escluso da questa verità. Questa è la buona notizia che Gesù diceva ai suoi discepoli di andare al mondo e predicare questa buona notizia. Vangelo è buona notizia. E io questa sera voglio darti questa buona notizia. Dio non ce l'ha con te, perché Gesù ti ha tanto amato che si è sostituito al tuo posto e ha lasciato che quella spada di condanna, ha lasciato che quella spada di giudizio, ha lasciato che quella spada fiammeggiante fosse entrata completamente nel suo corpo per pagare pienamente tutta l'ira che era destinata a noi. Il ministero della riconciliazione. Il ministero che ci dice che ora tu puoi accedere tranquillamente all'accesso del Padre, alla comunione con il Padre, attraverso quella porta unica che è Gesù Cristo. Perché? Perché Dio non è più arrabbiato con te, Dio non ha nulla più con te, perché il prezzo è stato pagato. Ecco perché possiamo dire veramente con tanta gioia, con tanta enfasi, con tanta forza, non c'è più nessuna condanna in chi ha ricevuto Cristo. E se tu magari che stai ascoltando per la prima volta questo messaggio non l'hai ancora fatto, c'è possibilità e speranza, è anche per te poter ricevere questa bella notizia, riconoscere che Gesù ha pagato per ogni cosa, ogni tuo peccato, riconciliando Dio Padre con te, perché ti ama e vuole avere una comunione meravigliosa con te, una comunione d'amore, non fatto di hai fatto bene o hai fatto male, perché questo andrebbe a annullare il sacrificio di Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo ci dice: se è per opere, allora non è più per grazia. Quindi se è per grazia, non è più per opere, ma noi viviamo attraverso quella grazia meravigliosa. La spada del giudizio non c'è più, non esiste più né per te né per me, ed è questa la buona notizia. C'è stato un inizio, ma c'è stato anche un compimento. Sapete, Gesù, quando dice che lui è l'alfa e l'omega, e lui è l'ultima parola sulla tua situazione, e lui è che ha l'ultima parola sulla tua condizione, è lui che ha l'ultima parola sulla tua situazione familiare, di salute, e ti dice guarigione, liberazione, perché io ho già pagato, perché io ho già pagato pienamente il prezzo affinché tu potessi ricevere tutto il meglio, tutto il buono che Dio ha preparato per te. Sapete, la parola grazia vuol dire favore meritato, quindi ci fa comprendere anche ora di più che non è un qualcosa che possiamo meritarci, e noi possiamo comprendere effettivamente che quello che Gesù ha fatto, nessuno di noi aveva nessun merito, nessuno di noi, la parola ci dice, nessuno era giusta su questa faccia di questa terra a per meritarci quello che Gesù ha fatto, eppure lui l'ha fatto, perché cosa? Perché amore. Perché è amore puro, è un amore che va al di là di quello che può essere il nostro amore umano, è un amore che va al di là e raggiunge perfettamente i cuori, è un amore che rompe, che spacca, che fa veramente piegare le ginocchia e non fa nient'altro che dire: eccomi Signore, io sono qua per te, io ti ricevo e ti ringrazio perché tu hai fatto tutto, hai fatto l'impossibile, ciò che io non potevo tu l'hai fatto perché tu mi ami. Sapete, tutto questo produce in noi rinnovamento, produce in noi trasformazione, produce in noi un desiderio sempre di più, costante di avvicinarci a Lui, di ascoltare sempre di più, di conoscere sempre di più quali sono le sue sfaccettature, vedere attraverso la rivelazione, la parola, quello che è il nostro amato Gesù, e ce lo fa vedere in tantissimi modi. E uno di questi è proprio quello che vi sto raccontando questa sera, quella spada in cui è stata citata per la prima volta in quel giardino, dove Dio aveva creato le cose in maniera perfetta, aveva creato ogni cosa per l'uomo, non l'aveva creato per se stesso, aveva dato ogni cosa per l'uomo affinché lui potesse governare. Ma sappiamo benissimo che a causa dell'inganno di Satana, l'uomo e la donna caddero. E che cosa accadde anche in quella prima volta? In quella prima volta noi vediamo il primo sacrificio. Vedete, anche là c'è una prima volta. Sapete, Adamo ed Eva si trovarono nudi, si vergognarono della loro nudità. E che cosa ha fatto Dio per poter coprire la loro vergogna? Ha dovuto uccidere un animale, perché la parola ci dice che coprì le loro nudità con una tunica fatta di pelle. Vedete, il primo sacrificio.
il primo sacrificio, perché ci fa comprendere, ci dimostra che senza spargimento di sangue non ci può essere perdono dei peccati. Questo la parola ci ha dimostrato anche attraverso la storia del popolo di Israele, come loro stessi ogni volta che c'era un errore dovevano versare il sangue degli animali, ma sappiamo benissimo che tutto questo copriva il peccato del popolo. Ma oggi c'è stato un ultimo sacrificio. È stato un ultimo sacrificio, quell'ultimo sacrificio che è quello che ha fatto, che ha mandato Dio stesso, che ha mandato Gesù, suo figlio, che è l'agnello di Dio, che non ha coperto il peccato del mondo. Ascoltami amico, ascoltami amica, non l'ha coperto, l'ha cancellato. Io desidero che questa parola entri veramente nelle profondità del tuo cuore, perché una cosa cancellata vuol dire che è una cosa che non esiste più. Vedete l'importanza. Guardate come la prima volta viene nominata un'ultima volta. Il primo sacrificio, l'ultimo sacrificio dell'agnello di Dio. Ma mi fa comprendere ancora un qualcosa, mi fa vedere qualcosa di veramente unico, che c'è sempre un innocente che muore per un colpevole. C'è stato un animale innocente che è dovuto morire e che è stato dovuto versare il suo sangue per coprire la vergogna del primo Adamo. E c'è dovuto essere il sangue dell'agnello di Dio che è stato sacrificato per l'ultima volta, una volta per sempre, dice la parola di Dio. Non dobbiamo far salire ogni volta Gesù sulla croce, ogni volta che sbagliamo possiamo ricevere il suo perdono. Non dobbiamo chiedere perdono, possiamo ricevere il suo perdono, perché la parola ci dice che è stato fatto una volta e per sempre. Non facciamo salire e scendere Gesù dalla croce ogni volta, no, ma riceviamo il perdono. Quando noi cadiamo, quando noi sappiamo che falliamo e ce ne accorgiamo, andiamo da Gesù, andiamo, grazie Signore. Io ti ringrazio perché tu hai già pagato per questo mio errore. Ti ringrazio e ti lodo perché tu sei fedele. Ti ringrazio e ti lodo perché tu mi hai amato fin dall'inizio del tempo. Ti ringrazio perché tu hai visto anche questo mio errore e l'hai cancellato. Ti ringrazio, Padre. Credetemi, posso assicurare con assoluta certezza che intanto il nemico non andrà più a condannarvi in quell'area, ma questa ci sarà una trasformazione, come dice l'Apostolo Paolo, perché ogni volta che noi ci specchiamo nella verità della parola di Dio, noi verremo trasformati dalla parola di Dio alla stessa immagine di Cristo. Non cerchiamo di andare a mendicare un qualche cosa che è già stato fatto. Non andiamo a tirare la veste di Dio quando Lui ha già compiuto ogni cosa. Quella grido che Gesù ha fatto, che è stato un grido di vittoria, tutto è compiuto, ci dice ancora che Lui ha compiuto ogni cosa su quella croce e noi possiamo attingere da quel sacrificio e possiamo prendere, ricevere quello che Lui l'ha fatto. E ripeto, non è un qualche cosa che tu puoi meritare. Vedete, la parola perdono è composta da due parole, perdono, è un dono non si merita. Gesù non l'abbiamo meritato, ma l'abbiamo ricevuto. E nello stesso modo che tu hai ricevuto Gesù, e in quello stesso momento tu sei stato salvato, nello stesso momento in cui tu ricevi il perdono, una pace sovrannaturale, dice la parola, sovrasterà ogni intelligenza, ogni inganno, ogni bugia, e ti sarà data la pace sovrannaturale, ti sarà data vita e grazia in abbondanza attraverso la rivelazione di Dio e Cristo Gesù. Vedete quanto è meravigliosa scoprire la parola di Dio, quando ci dice che c'è sempre una prima volta, ma c'è anche un'ultima volta. C'è stata una prima volta per te che è incontrato Gesù, ma c'è ancora un cammino che Dio ha predestinato per te. Voglio incoraggiarti e voglio veramente spingerti, ti voglio invitare a cominciare a continuare a guardare verso il tuo Signore, a quello che Lui ha compiuto. La parola ci dice sempre di guardare, di puntare i nostri occhi verso il nostro Signore Salvatore Cristo Gesù e non guardare più indietro. Perché Dio ha un inizio meraviglioso per te. Sai, molti pensano che il proprio passato può condizionare il futuro. Ma Dio ti dice, no, io ho interrotto il tuo passato.
Io ho detto fine al tuo passato. Se tu avevi iniziato in maniera sbagliata, nel momento in cui tu hai ricevuto me, io ho messo una fine, ma ho dato un nuovo inizio. Non lasciare che il tuo vecchio io possa condizionare il tuo nuovo io. No, tu sei una nuova creatura in Cristo Gesù. C'è un nuovo futuro, c'è una nuova speranza, ci sono nuove verità. È un Cristo dentro di te che è pronto a farti vedere tutto il buono, tutto il meglio che ha destinato e predestinato verso coloro che lo amano. Perché quando la parola dice, noi sappiamo che quella parola dice la parola lo temono, ma Gesù dice la stessa parola, coloro che lo amano. E chi sono coloro che realmente amano Gesù? Coloro che molto è stato perdonato, molto ama. Allora fermati un secondo a riflettere con me questa sera, in questi ancora pochi minuti, e poi ti lascerò ai tuoi impegni. Rifletti su quello che Gesù ha passato per te. Rifletti su quella spada che era destinata a noi. Ed era giusto che era destinata a noi. Ma lui ha scelto di essere il fodero di quella spada. Lui ha scelto di essere la custode di quella spada d'ira. E di dire: grazie Gesù, ti ringrazio. Perché tu hai fatto pace con me. Ti ringrazio, Padre, perché tu hai mandato tuo figlio affinché io e te avessimo pace, avessimo riconciliazione, avessimo unione. Tu hai scelto di venire a abitare in me, perché vuoi avere comunione con me. E ti ringrazio, Spirito Santo, perché sei venuto ad abitare, io sono il tuo tempio, perché tu vuoi abitare in ogni area della mia vita. Io ti ringrazio. Ti ringrazio perché io non meritavo tutto questo. E ti do tutta l'onore e tutta la gloria, Padre, perché ricevo questa cosa attraverso la tua grazia, attraverso il favore dell'opera compiuta di Cristo Gesù. Ricordati che c'è stato un innocente che ha pagato per un colpevole. Ricordati che c'è stato un animale che è stato sacrificato per pagare per il peccato di un uomo peccatore, ma ricordati che c'è stato Gesù, il perfetto, l'unto, il figlio di Dio, l'agnello di Dio. Colui che è sceso, colui che ha lasciato il suo trono, si è fatto uomo, l'unico che sapeva di nascere, ma di morire. E l'ha fatto per me e per te affinché tu potessi avere una nuova opportunità di vita, una nuova speranza, una nuova gioia, una nuova forza, una nuova vita in Cristo, affinché tu potessi diventare la colonna, il sostegno della verità in questa terra. Dio ti ha dato speranza, Dio ti ha dato unzione, Dio ti ha dato forza e per questo vuole che te come figlio e come figlia possa essere dimostrata attraverso te tutta la sua sapienza, tutta la sua forza, tutto il suo sovrannaturale, affinché questo mondo che noi stiamo vivendo in molto particolare possa vedere ancora una volta lo stesso Dio che era, che è e sempre sarà lo stesso. Allora aspetta a noi, amici. Spetta a noi poter ricevere quella verità, prendere il primo, sapere che quello che hai iniziato può avere una fine. Non pensare che se tu sei arrivato in un modo non puoi cambiare, sì, tu hai la possibilità di essere trasformato. Specchiati nella verità di Dio, afferra la verità di Dio, afferra quello che stai ascoltando in questo momento. Dio non ce l'ha con te. L'ira che era destinata a te è caduta sul suo figlio di Gesù e il prezzo è stato pagato. Che cosa devi fare ora? Nient'altro che prendere il dono. Io voglio lasciarti con questa riflessione e spero che lo Spirito Santo possa continuarti a parlare in questa serata. E voglio ancora ringraziare questa trasmissione che ci dà l'opportunità di arrivare ai cuori, di arrivare ancora oltre nelle profondità di ogni cosa per la rivelazione sempre di più di Gesù Cristo attraverso la sua parola e attraverso l'opera dello Spirito Santo. Amen.